Allora, buonasera, abbiamo qui con noi Esposito e Vitiello, oggi grandi protagonisti, Esposito migliore in campo nella vittoria per 7-2 del Napoli contro i Marfella. Partita, diciamo, si è messa subito in discesa, dopo due sconfitte trovate questa vittoria con la squadra finalmente a completo. Sì, perché finalmente siamo entrati in campo con la mentalità giusta e quando entriamo in campo con la mentalità giusta non ce n'è per nessuno. 4 gol per te oggi, grande prestazione, sembri in forma, stai bene fisicamente. Vabbè, essendo il terminale d'attacco, quando la squadra gira è facile segnare. Invece a Vitiello vorrei chiedere quanto, diciamo, sono importanti Sorrentino e Esposito Magone, diciamo, per la vostra squadra, che dopo due sconfitte e due brutte prestazioni arrivano loro e cambia tutto. Sì, sì, con giocatori di questo calibro come Giovanni e Peppe facciamo la differenza, almeno loro fanno la differenza, poi fanno giocare anche noi in modo più facile, è tutto più facile in mezzo a campo, c'è sempre la giocata giusta, ci capiamo a volo, è un'altra squadra. Quindi adesso torna il vero Napoli e si inizia... Finalmente sì, speriamo di andare avanti anche in questo torneo. Nonostante già me vogliamo arrivare in finale anche in questo torneo. Nonostante già me, sì. Ok, allora vi lascio, in bocca al lupo e complimenti per la prestazione. Grazie. Buonasera, siamo qui con Ruffo, oggi grande protagonista della vittoria del Jay Collins, che tra poco diventerà Pringuello, per 6-3, un uomo in meno tutta la partita. Tripletta per Ruffo, una bella partita tosta. Sì, diciamo che è una squadra nuova, come ha detto lui, che cambierà nome. Solo con Elio mi trovavo perché gioco con l'Arend Training, poi sono tutti ragazzi nuovi che ci dobbiamo solo conoscere e poi pian piano salire in cima alla classifica, alla Master League. Quindi già stai lanciando la tua sfida per la vittoria, sì, sai, diciamo che sono squadre molto forti, Master. Sì, lo so, c'è la squadra di miei amici Luigi Di Franco, Brancaccio, sono giocatori del Procida, però noi facciamo sempre il nostro dovere in mezzo a campo. Partita per partita noi ce la giocheremo con tutti. Poi vengono i migliori. Sulla tua tripletta, la nuova partita? La mia tripletta, diciamo che è un buon inizio. Con Carbone, Lorenzo, ci troviamo abbastanza bene, infatti mi fa molto il gioco di sponda e grazie a lui e a tutto il resto della squadra ho messo a segno questa tripletta. Ultima cosa, com'è secondo te si può migliorare questa squadra? In che ruolo e con quale... Diciamo che noi abbiamo giocato, come hai detto tu prima, con un uomo in meno, con Battistelli, che ha avuto un infortunio perché Ivan Nocca da dietro ha preso la caviglia e quindi abbiamo sofferto anche giocando a uno in meno. Diciamo che un piccolo acquisto a centrocampo lo farei sicuramente, questa squadra che si chiamerà Pringuello. Ok, allora in bocca al lupo per il proseguo e complimenti per la tripletta. Arrivederci. Buonasera da Millennium, si è appena conclusa un massiccio contro Football Flegrea con il risultato di 1-1. Siamo il migliore in campo area di portiere del Football Flegrea. Fiorentino, buonasera. Buonasera. Termina qui la striscia di vittorie del Football Flegrea, la terza giornata. Purtroppo sì, abbiamo giocato abbastanza bene, non al meglio, avevamo anche qualcuno in meno, abbiamo giocato con delle riserve, però alla fine siamo stati sfortunati perché abbiamo creato moltissimo e non ci è andato per il meglio. Ecco, diciamo avversari che hanno insistito in modo particolare soltanto nel finale. Sì, gli ultimi 10 minuti, alla fine abbiamo dominato. Hai cercato di salvare comunque la vittoria, però purtroppo... L'avversario davanti a te non hai potuto fare nulla. Abbiamo avuto un gol alla fine su un'azione rocambolesca in effetti e ci hanno quindi punito. Possiamo parlare di pareggio immeritato? Immeritatissimo per me, perché con la squadra al completo penso che non ci sarebbe stata partita. Con Cassese lì davanti? Anche, soprattutto. Grazie. Ciao. Allora, rimetto tutto. Allora, buonasera, abbiamo qui con noi Serra, oggi autore del gol decisivo del 2-1 del Blaugrana, che all'ultimo secondo vincono una partita dura. Avete giocato quasi tutta la partita con un in più, però diciamo avete sbagliato molto sotto porta, forse un po' di superficialità. Molta superficialità, un grande merito va comunque alla squadra avversaria che si è dimostrata all'altezza della situazione, poi giocando un uomo in meno ha mantenuto i nervi saldi e ci ha messo in filo tattico. Anche il portiere loro ha fatto un po' di interventi, diciamo, decisivi su Donzelli, però alla fine è arrivato il tuo gol. Sì, fortunatamente ho visto l'unico spiraglio dove poteva passare il pallone, ci ho provato, è andata bene. Continuiamo così e vediamo dove riusciamo ad arrivare. Allora, diciamo, è stato espulso un uomo quasi dopo 10 minuti, come giudichi l'arbitraggio? Ma diciamo che comunque l'arbitraggio è
conosciuto da noi un po' da tutti in tutto il torneo. Un po' troppo severo, però così non si fa sfuggire la partita di mano. Forse diciamo che qualche parolina in meno, sia noi che loro, potevamo anche farla risparmiarci. Un'ultima cosa, seconda vittoria consecutiva, questo Blaugrana dove vuole arrivare? Diciamo che è la terza, mi permetto di correggerti. Noi giochiamo per divertirci, poi se viene qualcosa di buono, ben venga, altrimenti ci abbiamo provato. Ok, allora complimenti. Grazie. E mezzo al volo. Si è appena conclusa la Traiano contro FC Miao Miao con il risultato di 5-0 a favore della squadra in divisa blu. Siamo con il capitano Alterio e il terzino Emanuele Stabile. Complimenti per la prestazione di entrambi. Un Real Traiano, parlo prima con te, che raggiunge la terza vittoria consecutiva. Siamo contenti come è andata la partita. Non è ma completo, manca io che si deve ancora inserire bene nella squadra. Si è sentita la sua assenza questa sera? Secondo me no, però dipende anche sempre chi hai avanti, no? A livello della squadra avversaria. Ovviamente aspettiamo altri test con la squadra al completo per capire la forza di questo Traiano. Tutto questo questa sera la siamo cavati bene, ho giocato avanti. Ecco, parliamo della tua prestazione, hai trovato un gol questa sera nel primo tempo, in secondo tempo invece sei stato visto di meno. Vabbè, il risultato, la squadra già ha acquistato la partita, comunque già sentiva la partita sua, quindi è normale che magari si gioca meno di squadra. Come in bocca al lupo, cioè, un complimento sempre alla difesa, che cioè, questa sera tutti gli anticipi della palla erano sempre nostri. Ecco, ho visto anche un buon agore in forma questa sera. Chi dei due? La difesa. Cioè, sono un anno e mezzo che giocava così a questi livelli. Siamo contenti. Però appunto con i difensori abbiamo D'Alterio, che è il capitano del Real Traiano. Come hai trovato gli avversari, Enzo? È una buona squadra, anche se forse mancava qualcosa in avanti. Sono calati un pochino alla fine del secondo tempo, forse fisicamente. Però mancava qualcosa davanti, il resto della squadra, vedevo, poi sono tutti amici. Progetti per questa minor? Noi, Traiano? No, andiamo avanti partita dopo partita, con una società seria alle spalle, una forza economica una forza economica enorme, quindi abbiamo una società solida e questo ci fa onore, andiamo avanti partita dopo partita. E invece ti volevo fare l'ultima domanda. Un po' d'amarezza per la Coppa Calciotto, questa estate vi rifarete? Il passato è passato, ora andiamo avanti, ci rifaremo, ma tranquillamente, già ci siamo rifatti iniziando bene il torneo. Ultima cosa, Emanuele, una promessa per questa mini. Facci una promessa. Che piazzamento? No, una promessa tua, sulle tue prestazioni. Vabbè, io spero di dare il massimo, non posso fare promesse, cioè non dipende solo a me, io comunque do sempre il massimo, i risultati poi spero che arrivino. Va bene, grazie. Grazie. Ciao.